Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti e Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Ci troviamo a Perugia, esattamente in Via della Cera, dove è nato la mostra del maestro Fabrizio Fabbroni, Faces Traere, un quaderno di appunti e di arte nel triennio 2019, 20 e 21. Una mostra molto particolare, dove la fisionomica la fa da padrona, così come anche la creatività e la tecnica pittorica del maestro, che tra poco, vi prometto, ve lo porteremo ai nostri microfoni. Fabrizio Fabbroni, in questo percorso d'arte e di appunti, dico semplicemente quattro parole: Faces Traere, Parvenze, Tropo e Grita. È un percorso dal 2019 al 2021, compreso il 2020, che ha significato molto nel messaggio che lei ha voluto dare a coloro i quali sono i suoi fans o gli ammiratori o comunque le persone che la seguono. Ma sì, indubbiamente questo percorso è nato da una scommessa praticamente fatta con il critico Andrea Baffoni. E devo dire che è un percorso molto interessante e che non finisce mai, nel senso che il volto umano ha mille risvolti e quindi in effetti anche le ultime opere che ci sono qui, ho voluto interpretare l'intervento sul volto fatto con i piercing, sono recenti, insomma, quindi è sempre uno spazio in evoluzione. La fisionomica la fa un po' da padrona, è stata fatta la ricerca e lo studio sui volti delle persone e i significati. Alcuni volti sono noti di personaggi famosi e altri volti sono magari un po' meno noti, ma però hanno sempre il loro messaggio da dare. Ma sì, perché dai primi che sono volti pittorici siamo passati ai volti realizzati con la ceramica sintetica, perché eravamo in periodo di Covid e quindi non potevo andare dai ceramisti a cuocerle, e poi siamo passati invece alla pittografia digitale. C'è sempre dietro un qualcosa che scaturisce da un incontro, da una conoscenza. Per esempio, queste ultime cose fatte con la pittografia sono foto che sono su internet, che a me interessano, che mi colpiscono, o sono amici, oppure sono modelle, sono situazioni che trovo anche come espressione del viso, insomma. Maestro, in questi tre tappe, in questi tre anni, c'è un rimpianto e c'è l'orgoglio di aver fatto delle cose? Qual è stato un episodio di questi tre anni, di questo triennio, anche dal punto di vista sociale, sanitario, con il Covid e poi adesso anche con la guerra, ha voluto dare in questo tipo di messaggio? Ma indubbiamente il rimpianto è che questi tre anni sono stati un po' vincolati dal Covid, cioè sono mostre che hanno girato fino a che non c'è stato il Covid. Il 2019 è stato pieno di mostre fatte con Parvenze, poi abbiamo dovuto ridurre drasticamente, chiaramente. L'ultima è stata fatta l'anno scorso a Città della Pieve, ma poteva avere altri sviluppi, solo che sia stato proprio il Covid che ci ha bloccato e quindi... Ma rimpianti io di solito non ne ho, perché cerco di fare il possibile sempre meglio. Il futuro sarà adesso questo Faces Traere, che raccoglierà l'esperienza dei tre anni e ci proietterà verso uno studio sempre sulla fisionomica di altri effetti. Curare una mostra di Fabrizio Fabbroni, qual è la soddisfazione? Beh, è stata una scoperta per me, perché lo conoscevo solo come artista, ma non come uomo, per cui per me questo percorso con lui, questo allestimento che abbiamo fatto insieme, un allestimento proprio di vita, secondo me è stato, mi ha permesso di conoscere l'uomo Fabrizio. È stato, devo dire, molto interessante.
a questa doppia sfaccettatura. Fabrizio Fabbroni si presenta come uomo, come artista, con tutte le sue esperienze che ha avuto nella vita. In questa mostra, dove ci sono questi visi e dove la fisionomica entra di prepotenza attraverso tre tappe, tre percorsi, significa anche un riassunto di tutto quello che lui ha fatto. È vero, e devo dire che la cosa che mi ha colpito di più è che è venuta fuori questa cosa nel momento in cui rivediamo i visi delle persone. Quindi lo trovo particolarmente indicativo, come se niente succede per caso. Sì, un percorso che ha visto Fabrizio attraversare varie fasi, appunto come sottolineavi dall'analisi della fisionomica, partendo dalle teorie di Lombroso e quindi in qualche modo ricollegandosi anche alle sue esperienze di direttore dell'Accademia di Belle Arti, da cui di fatto ha preso avvio questo progetto, che richiamava una scoperta che Fabrizio Fabbroni fece all'Accademia di Belle Arti quando appunto era direttore, insieme all'allora bibliotecaria Fedora Boco, ritrovando delle maschere mortuarie realizzate dagli studenti di metà Ottocento che andavano a trarre i calchi dai condannati a morte del carcere di Perugia. Quindi da questa esperienza di recupero di oggetti che non avevano una importanza artistica, ma sostanzialmente un'importanza storica e una testimonianza di quello che era anche il metodo di studio che si applicava all'Accademia di allora. Quindi da quell'idea è nata una analisi sulla fisionomica, sul volto, che ha portato Fabrizio ad affrontare questo problema del rapporto dell'artista con la rappresentazione del volto e al tempo stesso del volto come luogo del tutto, come luogo di relazioni e interrelazioni artistiche, fino ad arrivare appunto a questa tappa contemporanea che ha attraversato le mostre di Città della Pieve, ha attraversato la mostra Tropo, dove l'artista si metteva in relazione con Braio Fuso al Fuseum. Quindi questo percorso che dalla semplice rappresentazione del volto stravolto, grottesco, attraverso un linguaggio che non era più coerente con la realtà, ma piuttosto con una interpretazione simbolica e profondamente personale, è arrivato alla fine alla pittura digitale, alla rappresentazione digitale del volto, con le opere che sono state presentate lo scorso anno a Città della Pieve. Quindi un percorso di 3 anni ormai, forse anche più di 3 anni, che però ha portato Fabrizio ad affrontare non solo il suo lavoro, ma anche la relazione col lavoro artistico degli altri. Quindi direi un percorso abbastanza complesso. Un grande complimento per Fabrizio, che continua sempre a stupirci e a impressionarci e anche a meravigliarci con queste sue opere. Io Fabbroni lo conosco da una vita, si può dire, e in questi ultimi lavori ho visto una evoluzione. Mi ha colpito soprattutto, a parte i colori, a parte le forme bizzarre espressive, soprattutto che ha differenziato gli occhi, diciamo, emergono rispetto ad una superficie piana, e per me hanno un significato, cioè vogliono sottolineare come Fabbroni voglia dire che la vista è quell'organo di senso che è in grado di essere al di sopra di tutti gli altri, perché è quella che può darci l'idea della tridimensione, quindi della spazialità, e altrimenti tutto rimarrebbe sullo stesso livello, e invece con la vista e quindi con gli occhi possiamo capire meglio e avere più consapevolezza di quello e di quanto ci circonda. Ecco, questo mi ha sorpreso soprattutto. E poi un'altra cosa, i fili, cioè i capelli che a un certo punto sono diventati fili, come volessero tendere le mani allo spazio per conoscere ciò che c'è attorno e poter magari avere delle relazioni, perché
nelle cose che in parte ci sono c'è una, come dire, una focalizzazione sul singolo, e invece questi capelli sono come braccia che vanno nello spazio in cerca di avventura. Massimo Pici, consigliere comunale nonché del sindacato del CIUP della Polizia. Dove si trova la mostra? C'è questa galleria A più A, che qui nei pressi appunto di Corso Garibaldi, dove era una nota zona di spaccio, oggi riportata all'attenzione e alla suffrizione dei cittadini. Beh, questo è un grande esempio, l'associazione, la NPVI e anche l'ACLI hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno recuperato questo spazio, l'hanno donato, messo a disposizione alla collettività. Adesso le mostre, ci sono mostre, non sono state fatte tante, anche iniziative e presentazioni di libri, ok. Questo è un ottimo esempio di collaborazione tra i cittadini, le associazioni e l'amministrazione comunale e la polizia. La più grande operazione di polizia fatta questa, no? Cioè dove c'è cultura, dove c'è gente per bene, non c'è delinquenza, non ci sono cattive. Perciò questo è un esempio che spero che imiteranno tante persone, che sarà così a cascata si riverserà in tante zone della nostra città. Fabrizio si esprime con la materia in una molteplicità di figurazioni. L'interesse per la fisionomica si traduce questa volta soprattutto in tele, in acrilico, ma anche in computer grafica e anche con dei nuovi materiali che sono una specie di creta a freddo che non si cuoce, necessità dettata dal fatto che durante la pandemia non poteva andare a cuocere ai forni a Deruta, e di conseguenza questo fatto ha costituito anche uno stimolo per la ricerca di nuove forme, nuovi materiali. Sì, in effetti qui c'è un tripudio, diciamo, come un tuffarsi in tutti i colori possibili, ma la bellezza, diciamo, di questa mostra è soprattutto individuare come il mondo intero, nel senso che qui è come se tutte le genti fossero rappresentate, nel senso che noi vediamo tutti i vari tipi che possono esistere, quindi abbiamo i soggetti melanconici, oppure i soggetti molto irruenti, oppure anche soggetti flemmatici, cadenti, soggetti insomma anche normali o anche disperati o irruenti, insomma praticamente è come se, diciamo, dietro a questi volti, no, avessimo delle conoscenze, delle persone, come se entrassimo attraverso, diciamo, le labbra, gli occhi, tutti i vari tratti costituzionali nel pensiero e proprio nell'anima, diciamo, di queste persone. E quindi, diciamo, è un'umanità che si esprime con tutti i colori che Fabrizio sa dare. Siamo un'associazione, ci occupiamo di persone prive di vista e ipovedenti, e abbiamo ripulito questo fondo, perché era veramente un fondo disastrato. L'abbiamo ripulito, l'abbiamo donato, messo a disposizione della comunità, e ospitiamo mostre, tantissime mostre, ogni mese una mostra diversa. In questo mese abbiamo l'onore di avere il grande Fabrizio Fabroni che ci ha omaggiato con queste sue opere. La fisionomica, la tecnica dei colori, ma anche, come dire, i materiali, perché quello di Fabrizio Fabroni è un percorso attraverso i volti, attraverso le loro deformazioni, che sono deformazioni che riflettono, come dire, un'interiorità che viene ben rappresentata in vario modo, appunto con una delle tonalità molto molto accentuate che restituiscono in alcuni casi una grande vitalità, e con altre volte dei toni e dei materiali più cupi che evidentemente restituiscono un altro tipo di interiorità. È un passaggio attraverso i volti che restituiscono però, come dire, i contenuti psicologici e i contenuti interiori dei soggetti che si vogliono rappresentare, e tutto questo attraverso diversi materiali e attraverso una lettura che si arricchisce
alla luce della pandemia che abbiamo vissuto, che insomma, come dire, ancora sta continuando a sussistere attraverso le ultime propaggini. Perché? Perché prima avevamo queste, adesso un po' meno, e ci vengono restituiti i nostri volti e ne capiamo il senso anche attraverso le deformazioni e le interpretazioni di Fabrizio Fabbroni, che poi sono passate da rappresentazioni più lineari ad interpretazioni digitali, quindi come dire, c'è una vasta gamma di volti con dei contenuti che sono sempre i contenuti dell'animo e i contenuti della psiche, per di più acquistano valore in questo spazio che diventa sempre più uno dei punti di riferimento della nostra città, in particolar modo di questo borgo che deve essere, lo vogliamo, sempre più vitale, ma grazie anche a questi spazi stiamo procedendo in una direzione di questo tipo.